Buongiorno a tutti dal mio ingresso. Ho messo già delle shopper, non so se voi lo fate, io lo faccio per ricordarmi di portarle, riportarle in macchina. Le metto qui sopra la maniglia della porta perché altrimenti mi dimentico di portarle giù. Demenza senile ne abbiamo? Certo che ne abbiamo. Allora, stamattina dovevo uscire, avevo un impegno di lavoro che purtroppo è saltato per via del maltempo. Il maltempo ci sta proprio flagellando in questi giorni, ha fatto seri e gravi danni e purtroppo anche oggi è saltato questo impegno di lavoro che avevo. Quindi ne sto approfittando per fare tutte le lavatrici arretrate. Ho ancora alcune tovaglie delle feste natalizie perché volevo dedicarmi un po' di più a questo e quindi ho pensato bene che oggi è il giorno in cui devo assolutamente fare tutte le lavatrici. Infatti già ne ho fatta una, sto facendo già la prima asciugatrice, adesso sto facendo i bianchi, poi devo ancora lavare una tovaglia rossa. Tra l'altro, non so voi, io prima avevo l'abitudine, cioè ho ancora questa abitudine di andare a lavare le tovaglie dopo che le ho utilizzate. Adesso sto lavando una che ha una lunghezza di circa 4 metri e poi le vado a stirare, a piegare e a riporre. Questa volta per motivi di tempo non lo farò, infatti le andrò a lavare, poi le vado semplicemente a piegare, anche se sono leggermente stropicciate, le andrò a mettere nel cassetto così come stanno, anche perché mi è capitato più volte che quando le vado a piegare, comunque, anche se le ho stirate e le vado a riprendere, devo per forza dargli una botta di stiro. Allora, per non fare due volte lo stesso passaggio e quindi anche andare a risparmiare su questo, le ho messe così e quando so di dover fare una cena o un pranzo, perché queste in particolare vanno stirate, ma non tutte le tovaglie che ho devono essere stirate. Quindi, se c'è una cena o un pranzo all'improvviso, ho delle tovaglie che posso mettere tranquillamente già piegate, stirate, mentre queste in cotone invece devo per forza andarle a stirare anche se le ho stirate precedentemente, in quanto le pieghe nella piegatura appunto rimangono e quindi ho pensato di andarle a stirare solo all'occorrenza, ovvero se so in anticipo sicuramente che ci sarà una cena o un pranzo un tot giorno, vado il giorno prima a prendere la tovaglia, la vado a stirare se devo utilizzare ovviamente questa tovaglia un po' più particolare e un po' più diciamo per le grandi occasioni, questa in cotone la vado a stirare direttamente. Fatemi sapere voi come fate. Io sono sicuro che tutte voi vedete questa cosa un po' particolare, infatti andrete sicuramente tutte a lavare la tovaglia, a stirarla, a piegarla e a riporla perché mentalmente state meglio, come se la cosa già fosse fatta. Però è proprio brutto vedere sempre quelle strisce della piegatura ogni volta che andate a mettere sul tavolo. E ogni volta dovete dargli sempre quella botta di stiro in più. Invece io vorrei, ecco perché è la prima volta che lo faccio, vorrei provare a fare in questo modo e vedere come mi trovo per tempi, per questo e per quell'altro, insomma, per vari motivi. Proveremo anche questa, onde evitare di fare il passaggio in più, che secondo me non andrebbe fatto. Ma dopo questo preambolo sulle tovaglie che già ci ha rotto i maroni, stamattina mi devo dedicare a mettere tutte le cose, come vi ho detto già l'altra volta nel video degli acquisti. Se non l'avete visto, ve lo lascio qui. Non lo so, forse qui. Non lo so, da qualche parte ve lo lascerò. Voglio andare a mettere tutti i rotoli qui dentro. Ne approfitto intanto che l'asciugatrice e la lavatrice vanno, i rotoli per insomma vari pacchi eccetera e vari fiocchi. Vado a mettere tutto qua dentro. Thank you.
Allora, per adesso alla buona ho messo tutti questi rotoli giusto per andare a vedere come entravano all'interno di questo organizzatore, che secondo me è molto molto valido. Infatti oggi pomeriggio dovrò andare a prendere anche tutte le varie bustine piccole che ho, dove tengo all'interno le coccardine, per metterle in questi scomparti, secondo me super super comodi. Davvero questo era un acquisto che volevo fare da tantissimo tempo. Calcolate che io queste carte qui le utilizzo anche per i vari DIY che ho fatto nel tempo, per delle cose con i miei nipoti. Insomma, non sono solo rotoli di carta che utilizzo per andare a impacchettare i regali. Però, come vi dicevo, avevo proprio necessità di avere una valigia da trasportare all'occorrenza in ogni stanza della casa. Prima, proprio tantissimi anni fa, quando ero in mansarda, avevo proprio un mobile dedicato con questi rotoli, insomma, appesi all'interno del mobile, tutti quanti selezionati, eccetera. Ma mi era difficile e scomoda questa soluzione, anche perché ogni volta dovevo tirar fuori tutto, portare nella stanza di riferimento, ad esempio se volevo fare qualche attività con i bambini, insomma con i miei nipoti, oppure varie altre cose, dovevo per forza trasportare tutto ogni volta, rotolo per rotolo, nastro per nastro, colle, eccetera. Invece qui posso spostare tutto all'occorrenza, ecco perché ho optato per una soluzione del genere. Adesso la vado a chiudere, così vedo un attimino come si regge, ed eccola qui la borsa fatta in questo modo. Tra l'altro è davvero super super capiente. Sono stato contentissimo di non aver preso la versione con le parti laterali rigide, perché così potete mettere sicuramente più cose. Entro oggi andrò a completare l'inserimento di tutti gli altri fiocchi che ho sparsi per casa. Infatti sono super contento dell'acquisto. Sentite in sottofondo il robot, questo robot dell'Ultenic che già vi ho fatto vedere l'altra volta, anzi adesso lo spengo. Fortunatamente a questo comodo telecomando, già ve l'ho fatto vedere l'altra volta, dove potete gestire anche l'avvio del mop, perché questo ovviamente può lavare i pavimenti. Adesso lo fermo. Perfetto, mi piace moltissimo il telecomando in dotazione. Tra l'altro questo, avendo un serbatoio molto molto più grande sia per l'acqua che per lo sporco, riuscite anche a svuotarlo tipo ogni 3 giorni, 4 giorni pure, dipende poi da quanto avete sporca casa, ma c'è chi è arrivato addirittura ad una settimana. Infatti vi dicono che può avere una capienza per una settimana tra virgolette di sporco di polvere, in genere per una casa media di circa 70-80 metri quadri. Io di sicuro vi posso dire che una volta che andate ad utilizzarlo riuscite a fare sicuramente 3 giorni senza andare a prendere sporco e a svuotarlo, perché la particolarità di questo robot è proprio questa, di avere questo serbatoio un po' più grande. E se non avete la stazione di autosvuotamento, ovvero se non avete un robot con prestazioni elevate, questo vi dà almeno questa opportunità, un costo basso ma il vantaggio di non andarlo a svuotare ogni giorno. Tra l'altro io intanto ho messo una felpina perché fa freddo, in quanto ho arieggiato e sto arieggiando tutta casa, ho i termosifoni completamente spenti, sto facendo arieggiare perché sto facendo anche un po' di pulizie grazie a questo robot. Tra l'altro vi dicevo, ha una funzione molto particolare che è il Mopping Sonic True, che permette al mop, proprio al pannetto che va a lavare i pavimenti, quindi soprattutto se avete sporco sulle piastrelle ad esempio, macchie di caffè, macchie in genere, questo va ad oscillare per ben 3000 volte al minuto, e ragazzi è tantissimo per un robot di questa fascia, 3000 volte al minuto va ad oscillare e a muovere velocissimamente il mop per andare a strofinare appunto il pavimento, quindi lava i pavimenti in modo profondo ed efficace. Questo in particolare ve lo consiglio da regalare a qualche persona anziana, ad alcune persone anziane magari che conoscete, dalla nonna, dalla zia, ve lo dico sempre di questi robot, che secondo me hanno un mercato più indirizzato a chi non ha mai avuto un robot e vuole qualcosa di immediato e semplice, senza troppi sbattimenti, mappe da fare, eccetera eccetera, perché magari è più complicato fare le prime operazioni. Questo lo mettete, parte e via. Quindi se non avete mai avuto un robot, o se volete regalarlo a qualcuno che non vuole utilizzare l'app ma va di telecomando semplicemente, insomma dedicato a chi non vuole troppi sbattimenti con configurazioni particolari, una volta che avete configurato il vostro robot poi date il telecomando in mano e via, il robot parte da sé e comincia a pulire.
pulisce ovviamente con la pulizia profonda, pulisce avanti e indietro per due volte, quindi è difficile che non prenda sporco. La potenza di aspirazione è abbastanza alta, quindi io ve lo consiglio anche perché ha un buon rapporto qualità prezzo. Vi dirò, ha fatto un po' di fatica, già ve l'ho detto nello scorso video, un po' di fatica con degli ostacoli, però se avete l'accortezza di alzare le varie sedie o magari i vari ostacoli, i fili assolutamente dovete alzarli, questo un po' per tutti i robot che non hanno il rilevamento degli ostacoli 3D eccetera eccetera, questi di fascia un po' più bassa. Se rispettate queste condizioni, questi soldi sono ben spesi. Ad ogni modo, io vi lascio comunque qui il codice sconto, sotto anche nelle info il link di riferimento e il codice sconto e tutte le informazioni che vi necessitano per l'acquisto di questo robot, sempre se siete interessati. E ovviamente vi lascio anche il link a Amazon dove ho preso questo qui, perché questo qui per l'organizzazione secondo me è davvero super top. Io lo andrò a mettere forse all'interno del letto contenitore, perché volevo andare a fare un po' di decluttering all'interno del letto contenitore. Cercherò di far uscire uno spazio proprio per questa valigetta qui. Adesso io scappo perché devo andarmi a preparare, fare alcune commissioni, anche un po' di spesa, sperando che piova meno oggi, e noi ci vediamo dopo. Intanto che l'Ultenic va a pranzo oggi, visto che sto mangiando molto meglio rispetto a prima, ho abolito le schifezze, ragazzi, davvero ci ho dato un taglio per rimettermi un po' più in forma. Oggi ho fatto del miglio con il Bimby, ovvero avevo già del miglio che vado sempre a preparare e a porzionare da andare a mettere in freezer. Ho scongelato quel miglio e poi l'ho condito con del semplice sugo di pomodoro con della salsa, stavolta ho fatto dell'apomì con un soffritto di scalogno, e ho messo anche delle bietole precedentemente passate in vaporiera. Ho tagliuzzato il tutto, ho condito con tanto peperoncino, un filo d'olio a crudo e buon appetito a me, buonissimo. Questo piatto così è buonissimo, anche perché è un modo nuovo per fare le bietole che di solito faccio all'insalata oppure magari con la classica frittata. Adesso mangio e poi continuiamo la giornata. È passato un bel po' di tempo, situazione attuale sul mio tavolo: ho raccattato per tutta casa tutte le coccardine che avevo, tutto quello che mi era avanzato, tutti i pezzi di stoffa, di carta, di qualsiasi cosa che io posso riciclare per utilizzare e riutilizzare per fare pacchi e quant'altro. Infatti c'è tutta una marea di cose da andare a smistare. Ho trovato anche tante befanine che purtroppo adesso dovranno andare in letargo, le varie calze, i vari nastri, ma non tutti li andrò a mettere all'interno di questo contenitore qui, perché credo che non ci entrano, sicuramente non ci entreranno tutti. Quindi colgo l'occasione per fare anche un po' di decluttering, perché ragazzi, io non butto via nulla, cerco sempre di riciclare tutto quello che acquisto, che mi regalano, insomma cerco di fare sempre attenzione a tutto. Quindi non è vero che gli influencer comprano, ma molti influencer riciclano, nessuno sciupa niente. Ci siamo intesi? Ok. Di nuovo siamo al giorno dopo, perché ieri non ho avuto proprio più il tempo di filmare nulla, sono stato un po' in giro. Tra l'altro ho fatto anche alcuni acquisti da Tezenis, avevo un buono da consumare e ho preso un po' di intimo, soprattutto t-shirt, perché mi sono trovato scusatemi davvero molto bene con l'intimo di Tezenis. Vi ripeto, più che altro t-shirt. Ho preso anche vari slip che non ho mai preso da Tezenis, perché di solito preferisco quelli di intimissimi, Tommy Figer o Calvin Klein, però non mi sono piaciuti affatto, e ho voluto fare un po' di acquisti anche perché avevo questo buono. Tra l'altro c'erano dei saldi e ho trovato anche questo pantalone che sembra un pantalone di una tuta, non credo sia un pigiama, questo pagato la metà da 22,99 11 euro, un semplice pantalone tipo tuta però molto più pesante.
pesante, ha questa trama fatta in questo modo, tutto quanto blu, abbastanza pesante da tenere in casa, ecco, lo utilizzerò giusto per stare in casa, fare, non so, faccende domestiche, perché di solito vedete che io utilizzo sempre queste tute, facili da lavare, facili da andare a mettere in asciugatrice, e questo è molto molto comodo anche perché ha le cerniere qui, sempre super comode per non far cascare il cellulare durante le pulizie oppure quando metto le cuffie, eccetera. Poi ho preso, oddio, adesso cadete, poi ho preso vari slip, varie t-shirt. Le t-shirt stavolta le ho prese bianche, di solito le prendo tutte quante nere, quelle da The Zenith. Con queste in particolare mi sono trovato bene, anche perché hanno retto molto molto bene in lavatrice ed asciugatrice, quelle nere. Adesso si stanno andando un po' a sbiadire, ma calcolate che ce l'ho da molto più di un anno, ma leggermente, proprio leggermente, anche perché gli sto facendo fare dei lavaggi molto forti a 60 gradi, quindi con i capi scuri non sempre è consigliato, però hanno retto molto molto bene a tantissimi lavaggi e tantissime asciugature in asciugatrice, quindi ho pensato bene di prendere anche la versione in bianco, queste qui, praticamente semplici t-shirt da tenere insomma in casa, oppure da mettere da sotto a qualche giacca, no giacca scusatemi, qualche maglioncino, insomma semplici t-shirt. Sono leggermente un po' elastiche, fatte anche con cotone organico, 3 le ho pagate 22,99, 23 euro, mi sono trovato bene, quindi le ho riprese. Prima prendevo sempre quelle di Intimissimi, adesso Intimissimi ha fatto un taglio alla spalla praticamente di alcune t-shirt che non mi piace tanto come calza, quindi forse alcune di Intimissimi hanno una qualità diversa, un po' più calde, soprattutto per il periodo invernale, ce ne sono alcune in cashmere se non mi sbaglio, insomma comunque con cotone molto molto caldo, e sono ottime per l'inverno, ma io preferivo una t-shirt semplice da tenere anche durante la notte quando si dorme, quindi ho preso queste qui. Oggi devo dedicarmi anche al lavaggio, alla pulizia del bidoncino, adesso vi metto un po' meglio, e mi sono arrivate anche le padelle, delle padelle che ho preso in realtà per fare un regalo, sono quelle che ho anche io della Lagostina, le Minerals, mi sono arrivate da Amazon, adesso spacchettiamo tutto. Allora, io utilizzo queste della linea Ingenio Minerals, sono queste qui che vi ho mostrato anche in altri video, che avete già acquistato milioni di volte, io comunque vi lascio il link sotto, sono le mie super preferite, c'è anche la versione con un rivestimento diverso, non Minerals, ma io preferisco queste perché sono più resistenti, un tantino più costose, ma super resistenti, adatte ad ogni tipo di fuoco, sia gas sia induzione, potete metterle con il manico, usarle con il manico o senza, quindi sono anche impilabili. Questa confezione contiene 3 pezzi, quindi 2 padelle più un manico, dopo devo andare a incartare il tutto perché questo è un regalo, quindi l'ho preso proprio per fare un regalo a una mia amica, deve partire da zero ad acquistare tutte le varie cose. Le padelle della Lagostina Ingenio sono davvero super perché possono essere messe sia in forno che in freezer, infatti se avete anche il coperchio di riferimento o semplicemente una pellicola potete sganciare il manico una volta avete fatto raffreddare le vostre cose e chiudere tutto e metterle anche in frigo, e se staccate il manico le potete mettere ovviamente anche in forno, quindi potete avviare una cottura sul fuoco e poi continuare la stessa in forno, oppure se volete fare una torta veloce, insomma davvero sono super versatili e queste mi piacciono tanto e le ho trovate anche molto molto resistenti rispetto a tante altre della Moneta, varie altre marche che ho preso, ballarini che ho preso nel tempo, che però non hanno avuto la stessa resa di queste qui, e poi super comodo il manico che si va a levare per andarle ad impilare, già ve le ho mostrate milioni di volte, ma visto che me lo chiedete sempre ve l'ho fatta rivedere e vi lascio sotto il link. Qui c'è tutta una marea di panni che stavo andando a piegare, qui è un continuo, quando si sta in casa c'è proprio una catena di montaggio continua che non si ferma mai. Tra l'altro qui ho messo questa qui Venus, che vi ho fatto già vedere l'altra volta, ve la mostro sempre perché è una delle mie preferite. Ragazzi, fatemi sapere se l'avete presa, perché io questa ve la straconsiglio, anche quando la tenete spenta vicino al divano almeno io la sento, quindi quando mi metto qui seduto comodo
Sento sempre questa leggera profumazione che mi piace tanto, tantissimo, anche da spenta. E comunque ieri ho riempito tutto questo borsone qui. Sono andato a fare un mega super decluttering. Qui vedete anche altre cose che non c'entrano nulla con l'impacchettamento, ma che sono adatte per le feste. Ad esempio vari festoni di buon compleanno che mi sono avanzati, gonfia palloncini, insomma varie altre cose. Perché adesso ho messo tutto all'interno di questo borsone, individuando il tutto come macro area dedicata alle feste, compleanni, impacchettamenti, eccetera. Ma mi riservo di prendere un altro borsone, magari con un prezzo minore, per andare a mettere tutto ciò che comporta la decorazione di casa per un'eventuale festa tipo compleanno, e quindi palloncini, gonfia palloncini, festoni vari, insomma tutto quello che concerne l'addobbo dell'eventuale festa al momento. Quindi per ora ho messo tutto qua dentro, non organizzato al meglio, sicuramente non organizzato al meglio, però non volevo fare un'altra spesa, per adesso va così. Però quando avrò un budget dedicato anche a un altro tipo di borsone, sperando di trovare qualcosa a meno prezzo o magari con qualche offerta su Amazon, lo andrò a prendere proprio per andare a mettere tutto quello che mi necessita per le varie feste. In più ho pensato di acquistare anche un gonfia palloncini elettrico, non so se voi ce l'avete a casa. È una cosa molto comoda secondo me, perché almeno io prima, quando facevo l'animatore tantissimi anni fa, per bambini avevamo questo gonfia palloncini elettrico. Un tempo costavano davvero tanto, ma con la nostra associazione ne avevamo preso uno che usavamo tantissimo, ed è un acquisto che ho sempre pensato di voler fare. Infatti l'ho messo già nella wish list di Amazon, e appena c'è l'offerta giusta, perché ci sono gonfia palloncini elettrici che vanno dai 20 euro a salire fino a 40, anche 50, soprattutto quando bisogna gonfiare molti palloncini, fare queste composizioni un po' più grandi, viene molto più difficile farlo con queste pompettine o peggio ancora a bocca. Quindi prima o poi voglio fare questo acquisto, anche perché di solito i palloncini li andate a gonfiare sempre qualche oretta prima della festa, non potete anticiparvi troppo, anche perché sennò dopo si vanno a sgonfiare, quindi dovete farlo per forza un'oretta prima, ed è davvero scocciante farlo, soprattutto se sono molti i palloncini. Comunque vi metto qui un'immagine per farvi capire di che cosa sto parlando. Questi di solito li trovate intorno ai 20 euro a salire, come vi dicevo, a volte ci sono delle offerte. Se mettete tutto all'interno del carrello oppure nella vostra wishlist, ogni tanto andate a dare un'occhiata, perché secondo me sono articoli molto interessanti, soprattutto se avete bambini e volete fare feste oppure dovete semplicemente fargli passare un pomeriggio in allegria. 4-5 palloncini, questo gonfiatore elettrico, e avete veramente fatto un po' di animazione in casa con poco. Qui piove a dirotto, e non vedo l'ora di farmi una bella doccia calda, così in serata mi metto davanti alla TV con il camino acceso e mi godo tutta la serata. Rieccoci qui dopo alcune orette. Mi vado a levare gli occhiali, altrimenti vedete sempre il riflesso. Stavo andando a mettere un po' a posto all'interno della cabina armadio, perché volevo cambiare il portapantaloni del sistema Boaxel. Lo trovo molto scomodo, in quanto mi trovo bene, molto meglio con le classiche crucce dove appendere i pantaloni, sia con il sistema dei portapantaloni del Pax di Ikea, sia con il sistema Boaxel, che per farvi intendere è questo qui fisso dove andate a mettere sopra i vostri pantaloni piegati. Non mi sono trovato bene. Per quanto riguarda il Pax, voi potete tirare fuori, un po' fuori, il portapantaloni e mettere da sopra tutti i pantaloni, ma lo trovo un po' scomodo proprio per andare ogni volta a fare questa operazione. Non so, queste strutture un po' fisse, anche se mobili, per andare a prendere ogni volta i vari pantaloni, le trovo abbastanza scomode. Invece trovo molto più comoda la classica cruccia dove andare a prendere i pantaloni e metterla sopra all'asta di riferimento. Quindi in questi giorni un'asta di questo tipo o lo andrò a prendere da Ikea, oppure prenderò direttamente questa che ho qui in più e la metterò al posto di questi porta pantaloni. Praticamente ritornerò di nuovo alle origini, ovvero anche a mia mamma ho preso un Pax di Ikea con il sistema porta pantaloni
pantaloni, anche nella mia vecchia camera a casa di mia mamma avevo e ho tuttora un Pax IKEA con il portapantaloni, ma è una soluzione che trovo molto scomoda perché le aste a dentini, insomma, che sono tutte una vicino all'altra, indipendentemente se voi le andate a estrarre, a tirar fuori, rispetto per esempio a questo sistema fisso che ho io di Boaxel, la vicinanza tra le varie aste portapantaloni, secondo me, rallenta e rende un po' più scomodo l'inserimento del pantalone stesso ogni volta, perché l'operazione classica che si va a fare è tirare fuori tutte le aste, quindi vengono via tutti i pantaloni e voi andate a mettere il pantalone di riferimento ogni volta in un certo modo. Ma io, vuoi per la velocità, vuoi per una questione proprio pratica, la vedo un'operazione un po' più scomoda. Ecco perché vorrei la classica cruccia che prendo in velocità sulla quale vado a inserire il pantalone e poi la ripongo. E anche su questa cosa qui voglio fare qualche cambiamento, perché l'ordine e l'organizzazione vanno sempre in base alle abitudini della persona, se si va in velocità, se vede più pratica o meno una soluzione piuttosto che un'altra rispetto a quelle standard e consigliate. Quindi, visto che io ho scandagliato un po' tutto nel tempo, credo che la soluzione migliore è proprio andare di cruccia classica oppure una cruccia adibita proprio ai pantaloni. Fatemi sapere voi che sistema adottate per andare ad appendere i pantaloni negli armadi. Io tempo addietro utilizzavo delle crucce particolari, alcune antiscivolo, dove soprattutto i pantaloni un po' più lisci, quelli dei vari abiti oppure quelli un po' più classici, non andavano a scivolare. Ad ogni modo, fatemi sapere sotto nei commenti come vi organizzate voi per questa cosa qui, se avete dei consigli da darmi. Io sono sempre qui ad ascoltarvi, a leggervi e a mettervi un cuoricino tutto tutto per voi. Alla prossima.